Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Una posizione un po' più. Mettiti lì dietro. Buongiorno, stavamo decidendo la posizione. Dunque, ho un po' di pomodori che tra un po' penso mi stiano, vedete, salutando nel vero senso della parola. Come non possiamo buttarli? Facendoci la buona salsa. Procediamo dal sterilizzarli biologicamente, quindi semplicemente passandoli sotto acqua corrente calda, ok? Ma bella calda, non bella calda. E tagliandoli a pezzetti e li mettiamo dentro la nostra pentola, ok? Bella capiente, perché ne verrà un po'. Ce ne ho veramente tantissimi, quindi procediamo così fin quando abbiamo finito tutti i nostri pomodori, ok? Acqua bollente e a pezzetti. Io amo questo genere di pomodoro e fa la salsa perché viene veramente buonissima, buonissima, buona buona, ok? Ci vediamo quando ho finito adesso di ovviamente tagliare a pezzi tutti i miei pomodori, che ne ho veramente tanti. Per adesso vi ho fatto vedere queste navalline, ma ne ho ancora una cassetta lì. Questi sono il frutto dell'orto di un amico di mio marito che glieli ha dati, e questi qua invece sono quelli biologici del navalino. Quindi veramente quest'anno i pomodori stanno dando benissimo. Ci vediamo dopo che ho finito tutti questi pomodori da tagliare. Dunque, rieccomi, ho finalmente finito di tagliare il fumarole, ho fatto una bella lavanderina in questo momento. Portiamo tutto su un fornello che pesa, e anzi la dovuti tenere da parte ancora qualcuno perché non c'era più spazio nella mia bocca. La mia pentola è traboccante. Adesso dobbiamo aggiungere cipolla, aglio e sedano. Sedano. Io intanto accendo il fornello. Allora, abbiamo messo il sedano, prima siamo scappati praticamente tutti dalla cucina per una vespa e ho chiamato il marito e sto tornando dolcemente a rifare il mio sugo. Siamo un po' fifoni su queste cose, poi le vespe sono proprio stronzine perché loro pungono e non gliene frega un cavolo, perché non crepano neanche quando non muoiono loro, non è come le api che loro continuano a pungere. Allora, aglio e adesso una cipolla. Cipollina, cipollona, mi piacciono tantissimo queste che sono quelle rosse. Mettiamo dentro così. Adesso dovrà cuocere a fuoco basso, adesso abbasserò anche la fiamma perché prima ho acceso il fornello e sono scappata. Mettiamo a fuoco basso. Allora, a questo punto lasciamo cuocere per almeno mezz'ora. Mettiamoci un timer, mezz'ora a cuocere sul nostro fornello. Ogni tanto veniamo a girarlo se riusciamo perché è veramente pienissimo. E ci vediamo dopo per aggiungere tutti gli altri ingredienti che restano per fare la nostra salsa. Una cosa invece, dopo, quando sarà pronta, tanti passano nel cosino lì, nel passino. Io non passo nel passino, ma vado a tritare direttamente anche con la buccia, perché comunque la buccia è la parte più sostanziosa della nostra verdura e per me è uno spreco veramente. Poi a vostra libera scelta deciderete se volete passarlo nel passino ed eliminare le bucce. Io no. Ci vediamo dopo.
Passiamo a terminare la salsa. Cottura finita. Prendiamo un cucchiaino più o meno di sale e glielo andiamo a mettere dentro. E il prezzemolo. Stai fermo, Dodo. Oh, quanto. Aspettate, ecco fatto, ho messo dentro il prezzemolo. Adesso lo giro un attimino e lo lascio un attimo intiepidire, così poi dopo lo vado a passare con il mix e siamo pronti anche poi per imbottigliarlo. Lo passerò due volte, prima con il mix a immersione e poi nel Bimby che lo mixa meglio. Ok? Ari, eccomi, salsa pronta. Adesso l'ho lasciata, come vi ho detto, intiepidire un po', non molto, poco poco, giusto per... Mi sono preparata un'altra pentola grossa dove andrò a mettere quella che ho fritato e la lascerò un attimo intiepidire per andarla poi a invasare. Allora, procediamo intanto dal tritare grossolanamente con questo. Mini pinne. Wow. Volato per terra il mini pinne perché non si aggancia, perché andava al contrario la nostra salsa. Eccomi qua, l'ho attaccato e adesso parto. Attenzione agli schizzi. Si ferma qualcosa sempre lì nelle lame, motivo per la quale io andrò, vedete, a ritritarlo comunque dentro nel mio bimby. Quindi voi cercate di utilizzare il mix più buono che avete. Adesso io passarlo quindi nel bimby, e poi una volta tritato tutto lo passo nella pentola vuota. Dunque, siamo pronti per passare a tritarla bene adesso la nostra salsa. Stasera l'ho detto, l'ho passato un pochino con le mini pinne, però non mi piace mai come fa il mini pinne, proprio perché avendo i bimbi ormai conosco la qualità di tritare bene una cosa. Allora, accendiamolo. Non mi serve più. La pentola vuota, quella vuota. Ragazzi, sì, devo staccare tutto. sì, va bene, stai attento, no? Metti pausa. Non è possibile, scusate, ma è già due volte che vado a interrompere la prole dall'urlare, ma è diventata un'impresa anche quella. Allora, spegni un attimo di nuovo.
Riempiamo il nostro bimbi per metà. Lascialo fare. Sì, lascialo fare, vuole provare, lascialo. Lascialo. Mi auguro vivamente che quest'estate finisca in fretta. Dunque. Sì, è un procedimento un po' più lungo il mio, perché lo vado a tritare ben due volte, poi stavolta ne ho fatta veramente tanta, eh. Andiamo, tritiamo. Potenza è una bomba. Dunque, qua, questo è il nostro sugo bollente. Adesso tocca a voi stabilire praticamente dove preferite andarlo a conservare. Allora, io mi sono preparata delle cassettine, prenderò dei strofinacci, metto nelle boccette di vetro chiuse ermeticamente e le andrò a fare raffreddare all'interno delle boccette. Ve ne faccio vedere una. Invece chi lo vuole congelare deve metterlo da freddo, ovviamente, nelle bottiglie di plastica chiuse congelate, ok? Allora, io vi mostro come fare intanto un attimo questo pezzo, così lo sapete. Sei tu che gli stai troppo vicino. Allora, prendiamo i barattoli. La mia cucina è piccolina e ogni volta è un martello. Cominciamo dalla prima. Mi auguro che si veda, perché non arriviamo mai al bordo. Vi dico di plastica per congelare, perché purtroppo il vetro scoppia, si spacca, e quindi noi dobbiamo proprio evitare di spaccarlo, ok? Lo mettiamo così. Barattoli, io li faccio, prima di metterli via li sterilizzo già, voi sterilizzateli se non l'avete ancora fatto. Con mezzo boccale, sì, mamma quanto me ne rendo stavolta. Capovolti sempre, per creare il sottovuoto e quindi andare a durare molto di più. Una volta che, allora, bisogna chiuderli in modo di non farli stare innanzitutto vicini, così separiamoli bene e li lasciamo raffreddare tutte dentro ai contenitori, ok? Questa è la parte così. Se invece volete congelarlo, lo mettete da parte, lo fate raffreddare e imbottigliate nelle bottiglie di plastica e andate a congelarlo. La salsa è pronta, è veramente buonissima comunque, è spettacolare secondo me, e ci vediamo alla prossima ricetta. Dunque, eccoci qua. Ormai ho quasi finito tutto, ho fatto, dopo conto quante bottiglie ho fatto, così ve lo faccio vedere. Ok, questo è l'ultimo, finite. Dunque, adesso le ho tutte chiuse. Sigillate e messe sdraiate dentro i canovacci.
non basta per poter passare. In modo che non vanno assolutamente a prendere luce. Si mettono in un posto buio, che non ci sia corrente d'aria, per almeno 24 ore. E dopo si può iniziare a mangiare. Io di solito fatta fresca così ne faccio non troppa, però nel giro di una settimana di solito cerco di utilizzarla. Arrivo e vi dico quante bottiglie sono riuscita a fare. Un secondo. Comunque, io ho finito. La mia salsa le ho fatte, ho finito e ne ho fatte 9. Le ho contate prima. Quindi buona salsa a tutti e buona salsa fresca. Ciao ciao!